Amici, ciao amiche. Ho la base realizzata, però non ho fatto il trucco occhio, meglio ho solo un po' di matita e un po' di mascara perché sono uscita a fare delle commissioni, però ho voglia di realizzare un look occhi con una novità di Kiko. Allora, Kiko, è stato venduto, non è più un brand italiano, il 70% delle quote sono andate ad una società francese, quindi purtroppo non è più un brand italiano, ormai è ufficiale. Però questo è un altro discorso, io comunque ce l'avrò sempre nel cuore, proprio per una questione affettiva. Comunque è stata lanciata una nuova collezione, una capsule collection dedicata a Bridgerton. Allora, io da grande fan della serie quale sono, non potevo non provarla, ragazze, scusatemi, ma solo da collezione io dovevo andare a guardare questa collezione. Faccio una premessa, la collezione di Wycon estiva, la Sweet Papaya, io l'ho vista in negozio, sì è carina, però non c'è stato nessun prodotto che mi ha invogliato all'acquisto perché mi sono sembrate alcune cose un po' ripetitive. Ad esempio la palette occhi è molto simile ad una palette neutro rosata che avevo acquistato in una precedente collezione, la Nude Addicted. Che ha delle tonalità molto simili, quindi non l'ho presa. L'unico prodotto che mi ispirava erano i blush in pot in crema, però ragazze, vi dico la verità, ho deciso di non comprare più prodotti in crema perché alla fine li uso poco, si rovinano prima, quindi vorrei cercare di portare avanti qualche prodotto in crema che già ho e quindi non li ho acquistati. I bronzer in tubetto li trovo molto scomodi, li ho swatchati, per carità, l'effetto era bello sulla pelle, però ragazze, in tubetto vuol dire che devi mettere il prodotto sulla mano, stenderlo sulla mano, prendere un pennello o la sponge e poi applicarlo. Tutti questi passaggi, ragazze, io la mattina al volo quando mi trucco non ho voglia di farli, quindi l'ho trovato un po' scomodo. Le skin tinte prodotti per la base io non mi attirano mai di queste collezioni limitate, né di Wycon né di Kiko, insomma c'era poco altro che mi interessava, vi dico la sincera verità. Gli ombretti liquidi sono ottimi di Wycon, ma ne ho tantissimi e anche quelli faccio fatica a portarli avanti, quindi poi erano più o meno sempre le stesse colorazioni. Ecco, se riproponessero delle colorazioni diverse le acquisterei, ma erano sempre i rosati, i bronzati, i dorati e quindi non li ho acquistati. Invece, tornando a Kiko, appunto, ancora credo che la collezione vera e propria estiva debba essere lanciata, ma è stata lanciata questa capsule collection che comprendeva tre palettine occhi, poi degli altri stick, se non mi sbaglio, per gli occhi, dei balsami labbra, però avevano un costo secondo me eccessivo, cioè spendere 20 euro per un lip gloss o per un balsamo solo perché aveva qualche brillantino non mi andava. Invece le palette le ho swatchate e mi sono sembrate belle pigmentate, quindi ne ho voluto prendere una per provarla. Ovviamente ho preso quella che aveva lo schema colori che più mi attirava e in questo caso si tratta della 01 che si chiama, questa palette si chiama Regency Delight, la 01 e le colorazioni sono molto nelle mie corde. Allora intanto vi dico che la palette è in cartone, non ha neanche lo specchio, quindi la confezione non è neanche ricercata, diciamo così, di carino ha solo questa stampa sulla confezione di cartone, si potevano sforzare un po' di più. Anyway, la palette costa 25,99. Vabbè, l'ho presa sia per il video sia anche per collezione, ma anche perché ha dei colori che mi attirano molto, perché questi colori sono molto nelle mie corde. C'è questo bronzo bruciato molto bello, questo marroncino da transizione caldo, uno champagne shimmer e questo verde salvia metallizzato. E secondo me è una paletta piuttosto versatile, perché voi potete fare un trucco solo col marrone, un trucco solo con il verde, mischiare come faremo noi oggi queste due tonalità, oppure fare un trucco molto semplice, molto tra virgolette banale da tutti i giorni con questo marroncino sulla piega e questo champagne a tutta palpebra. Quindi vi dà diverse possibilità. Le altre avevano anche dei viola o dei rosati, ma sapete che i rosati non sono proprio i miei colori. Allora, io direi di andare subito a prendere questo marroncino da transizione. Sono molto burrosi e poco pressati, ragazze, quindi io ne prelevo pochi, poco, insomma, perché altrimenti rischio di fare macchia. Non ho messo primer per non aiutare gli ombretti e vedete che
ne ho preso poco, ho scaricato, ma la pigmentazione è alta e questo marroncino caldo è proprio quello che fa per me, cioè si adatta benissimo ai miei colori e si è sfumato in un attimo. Io vi consiglio quindi di non andare a ravanare nella cialda, ma di appoggiare semplicemente il pennello e scaricarlo, perché ribadisco, sono poco pressati questi ombretti, quindi sono molto pigmentati, ma vanno gestiti un attimo con accortezza, perché sennò possono fare fallout o possono, potete applicarne troppo e poi è più difficile sfumarli. Però sono molto burrosi, mi ricordano un po', un pochettino da lontano quelli di Anastasia prima scuola. Molto pigmentati, un po' polverosi, però assolutamente sfumabili e burrosi. E vedete che la transizione è stata fatta. Poi vado a prendere, ragazze, con un pennellino un po' angolato, perché voglio fare tutto con questa palette, questo bronzo bruciato, che ve lo faccio vedere, faccio lo swatch. È abbastanza pigmentato e scuro. È shimmer, però non eccessivamente brillante, però è molto bello, proprio mi piace la colorazione. Vi faccio vedere anche il verde, bello questo verde, devo dire che mi ha proprio colpito, queste tonalità insieme mi hanno colpito. A questo punto vi faccio anche lo swatch del matte, che è un matte con un sottotono caldo terracotta, ovviamente, come avrete potuto capire. E infine vi swatcho anche lo champagne, che è uno champagne shimmer un po' canonico, tradizionale, ma secondo me fa il suo per trucchi un po' più naturali. Diciamo, questo è shimmer satinato e questi sono più metallizzati, soprattutto il verde mi dà l'idea di essere molto pigmentato e cioè molto brillante, ecco. Allora, quindi con questo pennello angolato vado a prendere lo shimmer bruciato, è un marrone medio bronzato bruciato, quindi caldo. Vediamo se si applica con questo pennello e lo vado a mettere nell'ultima parte dell'occhio. Certo, con il dito sarebbe la morte sua, ma io lo voglio usare solo sulla parte esterna, un po' per scurire e intensificare l'angolo esterno. Si dovrebbe fare con il matte, ma noi ce ne freghiamo, lo facciamo con lo shimmer, tanto non è tanto brillante, eccessivamente brillante. Bridgerton, ragazze, sapete perché Kiko ha lanciato questa collezione proprio adesso? Perché è in uscita la terza stagione di Bridgerton, è una serie televisiva di Netflix, prodotta da Netflix, e non ricordo la data di uscita esatta, però dovrebbe uscire la terza stagione e la terza stagione dovrebbe essere dedicata al fratello più piccolo e a Penelope, che è, diciamo, la ragazza, come posso dire, quella più in carne, non voglio offendere nessuno, però avete capito, la ragazza quella più in carne della serie, che poi è anche Lady Whistledown, come si chiama, quella che, insomma, scriveva gli articoli di gossip. Si capisce alla fine della seconda stagione che è proprio lei. Poi non ricordo esattamente i nomi, abbiate pazienza, però avete capito. È una serie che a me piace molto, ragazze, e voi vi chiederete come mai le piace così tanto, perché non tutti la amano. C'è chi la ama e chi la odia. Di solito la amano le donne, gli uomini proprio la detestano. Allora, mi piace perché, ragazze, io capisco che le storie sono molto romanzate, molto anche un po' smielate, però a me piace, io amo in generale le serie e i film in costume, mi piace tantissimo l'ambientazione, i costumi per me sono dei capolavori con quei colori, quei tessuti fantastici, cioè la produzione è proprio bella, cioè fatta proprio bene, di alto livello, cioè la regia, la scenografia, le musiche, i costumi, il trucco, il parrucco, è proprio bella, affascinante. E poi è una serie che mi consente proprio di staccare il cervello e tornare anche un po' ragazzina a sognare il principe azzurro, il duca, quello, quell'altro, di essere una nobile di quegli anni, quindi sicuramente una privilegiata, e quindi mi consente di staccare con la testa, quindi lo guardo molto molto volentieri. Devo dire, allora, a questo punto, ragazze, l'angolo esterno è fatto, adesso vado a prendere questo verde. Devo dire, ragazze, che a me è piaciuta di più la seconda stagione.
i fan della serie si dividono tra chi ha gradito di più la prima e chi ha gradito di più la seconda stagione. Io personalmente ho gradito di più la seconda stagione. La prima, posso essere sincera, allora il Duca, bellissimo ragazzo, però un po' inespressivo, non mi è piaciuto come attore e quindi non mi ha suscitato delle particolari emozioni. Invece io ho amato, adorato l'attore che fa Anthony, il fratello più grande di Daphne Bridgerton. Per me lui è bravissimo e anche bellissimo, cioè proprio troppo affascinante questo ragazzo, secondo me. E anche lei, c'è la storia d'amore tra loro due, lei e Sharma, non mi ricordo i nomi, insomma la ragazza che poi alla fine sposa, è bellissima, cioè mi ha conquistato, mi ha fatto sognare, quindi ho amato molto di più la serie. Voi avete amato di più la prima o la seconda stagione? Fatemi sapere. Nel frattempo io sto andando a mettere appunto il verde sulla prima parte dell'occhio. Devo dire che sì, è bello ragazze, guardate qua come è specchiato. Bello, questo verde secondo me vale solo la palette, solo lui, ma anche insieme al marrone. Fa un connubio, secondo me, versatile e carino, molto carino. Stiamo parlando sempre di ombretti di Kiko. Bello, ragazzi, bello, bello. È da tanto che Kiko non mi entusiasma così, però io ragazzi devo ammettere che questo trucco che sta venendo fuori mi piace moltissimo. Vado a intensificare di nuovo il marrone, che si è perso un po' con il verde. Rimanendo in tema di serie televisiva, io sto aspettando con molta ansia la seconda stagione di Squid Game. Chi l'ha seguita Squid Game? Serie molto molto particolare, molto controversa, però molto interessante. Non è per chi si impressiona o chi insomma non ama i thriller o gli horror, perché ha dei risvolti molto violenti, molto particolari, però a me devo dire che mi ha incuriosita, l'ho trovato originale. Poi io amo moltissimo i noir, i thriller, anche un po' con risvolti horror. Questa è Squid Game, è una serie, diciamo, un po' distopica, che però fatta bene, mi è piaciuta. Vado a pulire un po' la sfumatura, anche se va benissimo così, prendere il pennello con cui ho applicato il correttore. Ok. Bello questo truccocchio, lascerei gli ombretti come protagonisti, non metterei né eyeliner né matita, però vado a fare una sfumatura sotto con un pennello piccolo così. Vado a prendere un po' del marroncino da transizione e lo vado a spiaccicare sotto. Bello pigmentato questo marroncino, eh. Secondo me è molto particolare questo make-up, molto bello. Poi prendo un pennellino così a spugnetta, vado a prendere un po' di champagne, lo vado a mettere all'interno dell'occhio. Ammazza! Con questo pennellino a spugnetta diventa bello luminoso. Vado un po' a sfumare. Vedete che questa palette le performance ce le ha. Io penso che con questi ombretti Kiko abbia fatto un salto in avanti. Non sono i soliti ombretti di Kiko, un po' scialbi. Poi tra l'altro, guardate, ve lo giuro, questi shimmer non texturizzano neanche la palpebra. Poi mi avvicino e vi faccio vedere. Sono veramente sottili e molto molto carini. Ma la punta di verde, la punta di marrone che c'è in questa palette mi ha decisamente convinta. Allora, adesso io mi avvicino anzi, e vi faccio vedere il trucco da vicino. Adesso ragazze, vado a mettere un po' di matita. Questa è la 19 di Kiko, che è un marrone piuttosto caldo.
all'interno nella rima inferiore. Vedete com'è caldo questo marrone? Ok, adesso vado a mettere il mascara e ci ritroviamo dopo. Eccomi tornata ragazze, ho applicato anche il rossetto. Allora, io devo dire che secondo me di questa collezione di Kiko i balsami e i gloss si sono carini ma non valgono la pena. Però se vi interessa una di queste palettine, io le ho swatchate tutte e tre, sono pigmentate. Gli shimmer hanno una texture molto cremosa, però alla fine non fanno spessore sugli occhi. Quindi io, se vi piace la storia colore di una delle tre palettine, ve la consiglio. Io sono contenta di averla comprata, è molto versatile, molto leggera, anche da portare in giro. Soprattutto io l'ho presa da collezione, ma sono dei colori che comunque mi hanno assolutamente convinta. Vi faccio vedere da vicino un'altra volta la resa dell'ombretto, non ho applicato eyeliner, non ho applicato mascara, ma qui una righetta di eyeliner ci stava benissimo. E quindi niente, voi avete acquistato qualcosa di questa collezione? Fatemelo sapere, scatenate l'inferno nei commenti e ci vediamo alla prossima. Mua!